veramente sono io che devo ringraziare Anna Maria e Rino per le belle parole che hanno detto. E a discapito di quello che Vincenzo ci vuole imporre stasera, per raccontare la storia di Jim Longhi ci vorrebbe non 10 minuti, un quarto d'ora, ma ci vorrebbe una serata. Io cerco di sintetizzare al massimo, cercando di farvi capire come è nata questa cosa e come siamo arrivati al punto in cui siamo arrivati. Come ha detto Anna Maria, in effetti sono 15 anni, che, anzi 16, che portiamo avanti questa ricerca, perché nel 2005, per uno strano caso del destino, mi sono trovata davanti ad un manifesto che praticamente pubblicizzava un corto di animazione realizzato da dei miei amici e che si sarebbe presentato a Monte Sant'Angelo. Il corto di animazione era su un racconto di Arthur Miller che si chiama Monte Sant'Angelo. E quindi io, per curiosità, ma soprattutto perché il corto sarebbe stato presentato da Masolino D'Amico, io lo conoscevo di persona, no purtroppo, ma lo seguivo su Tutto Libri e mi piaceva molto come scriveva, quindi ho detto vado a conoscere Masolino D'Amico, quindi la mia attrazione era Masolino D'Amico. Sono andata a questa presentazione di questo corto. E lì naturalmente ho visto Masolino D'Amico, ero soddisfattissima. Lì ho incontrato degli amici di mio marito Pasquale, con i quali ci siamo fermati e abbiamo detto ma che cosa fate qui, che legame c'è tra voi e questa cosa? E mi hanno detto guarda che la persona di cui Miller parla in questo racconto, perché il racconto Monte Sant'Angelo parla di una visita di due amici americani a Monte Sant'Angelo. Uno dei due amici di cui parla Arthur Miller è un nostro lontano parente che vive negli Stati Uniti e che è venuto a Monte Sant'Angelo con Arthur Miller. Quindi, un po' spinta da Pasquale, un po' spinta anche da un articolo che Cosma aveva scritto anni prima, negli anni 90, in cui diceva che Arthur Miller aveva scritto questo racconto, sì, però non c'era nessuna testimonianza del fatto che lui ci fosse stato davvero a Monte Sant'Angelo. E quindi forse si era fatto ispirare da delle immagini, da qualcosa che aveva letto, e aveva scritto questo racconto su Monte Sant'Angelo. Quindi spinta anche da questa curiosità, tramite questi amici sono riuscita ad avere il numero di telefono di Jim Longhi. E non vi dico con quali artifici, perché dall'America lui era un po' sordo, volevo registrare le telefonate, insomma sono riuscita a parlare con Jim Longhi, che parlava italiano, parlava benissimo l'italiano, è stato felicissimo di ascoltarmi e di rispondermi, e mi ha confermato il fatto che lui fosse venuto nel 1948 a Monte Sant'Angelo con Arthur Miller. Mi ha raccontato che Arthur Miller era suo amico e quindi da lì è nata questa amicizia tra me e Jim Longhi, che purtroppo l'anno dopo è morto. E da lì poi lui mi ha detto, ma guarda, perché non traduci il mio libro in italiano e lo pubblichi in Italia? E io così un po' incoscientemente, perché bisogna essere incoscienti, non avevo mai tradotto un libro in vita mia, sono laureata in lingue, ma non avevo mai, fare il lavoro del traduttore non è la stessa cosa che, non è la formazione che ti danno all'università, per essere, che ero un insegnante di inglese. E quindi va bene, ho detto oh, sì, va bene, facciamo questa cosa, un po' per gioco, un po' per passare il tempo, ho cominciato a tradurre questo libro. E ho cercato le case editrici in giro, ho provato a proporlo, ma non mi ha calcolata nessuno, naturalmente. E poi ho coinvolto Cosma, ho detto io ho tradotto il libro, tu però adesso me lo devi correggere perché non so se l'ho tradotto bene, anche perché Jim Longhi non scriveva in inglese, l'inglese di Londra, scriveva in americano, un americano sboccato, pieno di slang, di parolacce, e quindi avevo tradotto sì, ma non sapevo se il risultato era buono. E quindi da lì è nata questa curiosità, abbiamo tradotto intanto il libro, che poi siamo riusciti a pubblicare solo nel 2012, ma nel frattempo abbiamo pubblicato un saggio in cui abbiamo raccolto tutte le notizie su Jim Longhi e lo abbiamo pubblicato, perché Cosma, dallo studioso che è, dallo specialista di letteratura americana,
ha detto Maria Antonietta, quest'autore non lo conosce nessuno, lo dobbiamo tirare fuori. Quindi scriviamo intanto qualcosa e poi si vedrà che cosa succede. Intanto suo figlio Jamie, una persona dalla mente aperta, lungimirante, mi ha mandato un bel regalo, mi ha mandato un bel pacco con tutte le opere che ha scritto Jim Longhi, perché Jim Longhi, dopo aver scritto Woody Sisko and Me, che è il libro che lui voleva che io traducessi, che racconta, come ha detto Rino, la storia del suo periodo sulle navi mercantili della Marina Mercantile Americana durante la Seconda Guerra Mondiale, Jim aveva scritto altro, perché incontrando Arthur Miller avevano scritto insieme un racconto che parlava dei portuali di Brooklyn, che venivano vessati dalla mafia, più che dalla mafia, dai caporali. Quando loro ne scrissero una sceneggiatura per farne un film, quando questa sceneggiatura arrivò alla Columbia Picture, gli dissero no, non, lo possiamo rendere una sceneggiatura per farne un film, però dobbiamo trasformare i portuali di Brooklyn che vessavano i caporali che vessavano i portuali, li dobbiamo trasformare in mafiosi, in comunisti, pardon, perché siamo in periodo di maccartismo, quindi dovevano essere comunisti, ma non erano comunisti, erano mafiosi. E quindi si rifiutarono di fare questa cosa e stracciarono il copione. Il copione che però poi venne ripreso, e indovinate che film è nato? Fronte del Porto. Fronte del Porto, che ha avuto un grande successo, che Jim mi disse sì, il film è fatto bene, però non è quella l'idea che noi volevamo dare. E quindi Arthur Miller ebbe paura di imporsi e di dire no, non devono essere comunisti ma mafiosi, perché anche Arthur Miller era in odore di comunismo, quindi avrebbe rischiato di non lavorare più. E quindi Arthur Miller disse vabbè. Jim Longhi invece disse a me non me ne importa niente, io scrivo un'altra cosa, una pièce teatrale, e racconto la storia così com'è. E infatti scrisse Due dita d'orgoglio, che noi abbiamo tradotto, è stato il secondo libro che abbiamo tradotto di Jim Longhi. Dopo aver scritto Due dita d'orgoglio, che non ebbe grande successo perché nello stesso periodo c'era Fronte del Porto che spopolava, che aveva preso 8 Oscar, Marlon Brando, e quindi anche se nelle prime rappresentazioni di Due dita d'orgoglio c'era, non era ancora famoso, ma è diventato famoso dopo, c'era un giovanissimo Steve McQueen, che però all'epoca non lo conosceva nessuno, era un giovanotto irlandese che sapeva recitare benissimo e basta. E quindi noi abbiamo tradotto Due dita d'orgoglio. Dopo Due dita d'orgoglio Jim ha scritto L'albero della cuccagna, che noi però abbiamo tradotto dopo, perché prima abbiamo tradotto La padrina. L'albero della cuccagna perché ha scritto L'albero della cuccagna? Dopo aver scritto Due dita d'orgoglio non aveva più idee, quindi non gli venivano più cose da scrivere. Il regista che aveva diretto L'albero della cuccagna gli disse: Jim, scrivi qualcos'altro, tu sei bravo, scrivi bene. E Jim: ah, non ho idea, non so veramente. E poi nella sua biografia che io e Cosma abbiamo già tradotto e che aspettiamo di pubblicare, è uno dei nostri prossimi progetti, lui dice che a un certo punto gli si accese la lampadina e disse vabbè, c'era la guerra fredda in quel periodo e io avevo la guerra fredda in casa mia. Mia madre e mio padre litigavano continuamente perché, come vi ha raccontato già Rino, lei era cattolica e credente, lui aveva fiducia solo nella scienza ed era socialista, e aveva sposato la mamma di Jim solo in comune, non si erano sposati in chiesa, e lui le aveva detto: se ci dobbiamo sposare
non ci dobbiamo sposare in chiesa, ma in casa mia non entreranno mai simboli cristiani, non battezzeremo i nostri figli, e quindi queste sono le condizioni, perché lui la salvava da una situazione particolare in cui lei si trovava e doveva sposarsi. Per, non vi posso raccontare tutto perché Vincenzo già mi dice basta, racconto questo e basta, come è nato il libro e basta, finisco. Quindi non si sposarono, lei rimase credente fino alla fine. Un giorno lui arrivò a casa, questo ve lo troverete qualcosa di simile nel libro che leggerete, ma questa è la storia vera dei genitori di Jim. Lui andò dalla moglie e le diede con molta eleganza, dice Jim, con molta eleganza i biglietti per l'Italia. Loro erano emigrati nel 1907 tutti e due, lui da Lucera e lei da Carpino, e si erano incontrati in America e lì si erano sposati. Lui non era mai più tornato in Italia, e neanche lei, perché immaginate le condizioni in cui vivevano, non sarebbero riusciti a pagarsi un viaggio in Italia. Lui mise i soldi da parte perché voleva tornare in Italia, quindi quando aveva accumulato abbastanza soldi andò dalla moglie e disse: ecco, questi sono i biglietti, andiamo in Italia. Lei glieli prende a parolacce, glieli restituisce, te li puoi mettere, e non finiamo la frase. E dice: ma come? Perché? Dice: io non vengo in Italia come tua concubina, se vuoi venire con me mi devi sposare. Ma come? Avevamo fatto un patto, non ci dovevamo sposare. Qua in America, ma io in Italia non vengo come tua concubina, non mi presento ai tuoi familiari senza esserci sposati in chiesa, quindi o mi sposi o non ci vengo. E lui fa le valigie e se ne va. I figli lo vanno a recuperare: ma dai papà, guarda che mamma pensa che se non vi sposate in chiesa poi quando morirete non andrete in paradiso insieme. Insomma, alla fine lui si convince e a 74 anni arriva a casa, si inginocchia davanti alla moglie e dice: mi vuoi sposare? E lei lo prende a male parole. Alla fine si sposano. E Jim scrive di questa storia nell'Albero della Cuccagna. Naturalmente ci ricama sopra, ci aggiunge delle cose, ma la scena finale del libro vi garantisco che è reale, perché Jim la racconta pari pari nella sua autobiografia. E quindi vi divertirete a leggerlo, perché è scritto bene, è un bel libro, non scritto bene da noi, ma scritto bene, è bella la storia. Ho finito, dico solo che abbiamo già pronto un altro libro da pubblicare, che grazie alle edizioni Lampiris di Castelluccio dei Sauri riusciamo a pubblicare senza pagare nulla noi nella famiglia di Jim, e riusciamo a distribuirlo gratuitamente, perché loro, l'associazione, il Centro Studi Diomede di Castelluccio dei Sauri, ha dei finanziamenti che pubblicare questi libri, che sono praticamente libri di migranti, di persone emigrate che scrivono dell'Italia, e quindi grazie a loro riusciamo a pubblicarlo e riusciamo a regalarvelo stasera, quindi quando finiremo tutto potrete prenderlo. Quindi abbiamo un altro libro già pronto, e infatti Rino già l'abbiamo prenotato, perché il prossimo libro si intitola Canto 11 in inglese, quindi l'undicesimo canto dell'inferno. E poi sarà lui l'anno prossimo, se lo pubblichiamo l'anno prossimo veniamo a presentarlo, e lui vi spiegherà che cosa, perché si chiama Canto 11 e per quale ragione. Quindi ho finito, ringrazio Vincenzo per averci dato questa possibilità, vi porto i saluti di Cosma, che è molto dispiaciuto per non essere qui, e vi ringrazio per avermi ascoltato. Brava! Brava! Abbasso Vincenzo! Allora, con grande ringraziamento a Maria Antonietta Di Sabato, Cosma Siani e Rino Caputo, e in attesa anche di leggere L'albero della cuccagna e poi le future, anche Canto 11, e passo la parola a chi presenterà la seconda parte, e sempre nel segno della pluralità.